Scusi, signora maestra, potrebbe far alzare in piedi tutti i bambini meridionali? Ma sarebbe meglio far alzare i bambini settentrionali. Perché? Perché ne ho, insomma, appena 5, o pochissimi. E allora li faccio alzare, per favore. Allora sentite, bambini, un po'. Adesso si alzano in piedi i bambini nati nell'Italia settentrionale, cioè nell'Italia del Nord. È molto difficile tenere questi bambini. Sì, sono un po' veramente indisciplinati. Questa sarebbe anzi una classe differenziale. E profitto ben poco. Mi dica un po', quali difficoltà particolari lei trova con i bambini meridionali? Dunque, si potrebbe dire sono guardati a casa proprio niente affatto. Allora noi facciamo doppiamente fatica, perché a scuola si cerca di lavorare, di insegnare, ma poi il pomeriggio sono abbandonati a se stessi. Però la scuola fa molto, perché dà la refezione, fa il doposcuola, ma serve ben poco. E come arrivano preparati quelli che arrivano nelle classi già avanzate? Ma quasi sempre, insomma, non so se lo devo dire, bisognerebbe passargli una classe indietro. Sono molto arretrati nella preparazione, e dispiace, ma purtroppo, ma le stesse famiglie lo capiscono. E cercano, loro stesse lo chiedono, di passargli una classe, insomma, mettergli una classe indietro. Capisco. E lei a che cosa attribuisce questa scarsa preparazione dei bambini che arrivano dal sud? Ma forse, non so, siccome i genitori vivono in un ambiente di miseria, la preoccupazione è la pagnotta, non proprio, insomma, il libro. E li mandano a scuola, si può dire la verità? Sì, sì. Quasi per liberarsi, ecco, di loro, perché non hanno tempo di guardarli. Allora la scuola fa il possibile e ancora non è tutto. E ci riuscite qualche volta a tirarli su anche, a raddrizzarli? Sì, si può notare che sono molto molto intelligenti, i bambini meridionali sono molto intelligenti, ma sicuramente da soli non possono fare, ecco.